Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di influencers. Nei miei ultimi video, nelle stories, vi parlo spesso del mio lavoro da influencer e quello che faccio. E ho visto che l'argomento vi interessa molto. Ho fatto un piccolo sondaggio su Instagram e ho ricevuto tantissime domande. Alcuni argomenti ho pensato di affrontarli in video separati che affrontano totalmente e solamente quell'argomento, ma oggi voglio fare un piccolo calderone di risposte a domande un pochino più easy e facili e mettere alcune cose in chiaro. Quindi iniziamo subito. Voglio partire da una delle domande più popolari, cioè: come si diventa influencer o quale consiglio ti sentiresti di dare a chi aspira a diventarlo? Io personalmente non ho mai aspirato a diventare influencer. Diciamo che mi sono trovata nel posto giusto, al momento giusto, con in mano le cose giuste. Nel senso che io ho iniziato condividendo un mio passato e un mio percorso sui social. Sentivo proprio questo bisogno di farlo, non riuscivo a tenermelo dentro e a tenerlo per me stessa, quindi ho detto: lo devo dire a qualcuno, e ho usato Instagram come piattaforma all'inizio e poi ho cominciato ad utilizzare YouTube. Quando io ho iniziato, soprattutto con YouTube, ho iniziato a metterci la faccia e quindi poi anche su Instagram, perché prima il mio era un profilo chiuso, la figura dell'influencer non esisteva, o meglio, non era definita come tale. Si parla di 5 anni fa. Quindi io non ho iniziato pensando di diventare famosa, di diventare un influencer, di diventare popolare. Io ho proprio iniziato da questo mio desiderio e la voglia di condividere una mia passione, che era la passione per il fitness e la sana alimentazione. Quindi il consiglio che mi sento di dare a chi aspira a diventarlo o come si diventa influencer è quello di capire qual è la propria passione e condividerla con il pubblico. Detto questo, so che è molto difficile, soprattutto se si sa di avere una passione che è diversa dagli altri, di dare quel qualcosa in più, è difficile spiccare. E lo vedo molto soprattutto tra i food blogger. Secondo me ce ne sono tantissimi che sono bravissimi, assurdi, pazzeschi, però non riescono a sfondare perché purtroppo sono troppi e in molti settori c'è un po' di overcrowding, come sovrappopolamento, e purtroppo è così, quindi davvero io ripeto, mi sono trovata nel momento giusto, al posto giusto, quando ancora di fitness blogger, soprattutto youtuber, eravamo in pochissimi e quindi ho avuto risonanza sin da subito, ma ripeto, secondo me è stata fortuna. Poi sono stata brava a continuare e mantenere e andare avanti e salire, però l'inizio è molto difficile, lo ammetto e lo so. Infatti, no. Altra domanda: è o non è stressante essere sempre connessi? Sì, il mio è un lavoro che inizia la mattina quando apro gli occhi e termina la sera quando li chiudo. Sono sempre connessa, ho deciso di essere sempre connessa e non mi pesa, mi piace, è una cosa che ho deciso di fare e che se non volessi fare non farei. I giorni in cui non voglio fare stories, i momenti in cui non voglio postare, non voglio filmare, non lo faccio. Però sento di avere un obbligo, un dovere, uno nei vostri confronti, due per me è diventato un lavoro, quindi devo essere presente, devo fare stories, post. Non pensate che devo fare stories significa: ah, ma allora le fai apposta, le fai, sei forzata, non sei genuina. No, io le faccio perché mi piace, ma anche perché so, e ne sono consapevole, non c'è bisogno che mi nasconda dietro un dito, che più stories faccio, più post faccio, più sono attiva sui social, più il mio profilo appare, più posso stimolare diversi interessi, più posso crescere. E ammetto che ogni tanto ho un po' il disgusto, cioè ogni tanto voglio lasciare lì il telefono e non utilizzarlo e non accedere ai social, però poi lo faccio perché è come quando una persona non vuole andare al lavoro la mattina, però va, perché deve. Poi magari si diverte, gli piace, fa tutto quello che gli piace, però magari prima dice: luna che corre. Una
cosa che devo imparare a fare è prendermi dei digital detox days, cioè dei giorni in cui non utilizzo il telefono, in cui non accedo ai social, in cui mi stacco completamente dal mondo virtuale per vivere al 100% la mia vita reale. Sono difficili, io ancora non sono riuscita molto a prendermeli, se non forse l'anno scorso a Santo Domingo. Poi ho iniziato davvero a rendere questo il mio lavoro, quindi è diventato sempre più importante e preponderante della mia vita, però sento di avere bisogno di un periodo di stacco e penso che introdurrò almeno 3-4 giorni ogni 6 mesi di stacco totale. Ma ancora ci devo pensare a farlo, quindi vedremo. Altra domanda. Non hai paura che sia un mondo destinato a crollare in fretta? Io sono un po' catastrofica e negativa e sì. Cioè, io non so quanto questo mondo, questa cosa durerà. Ecco perché ho deciso di finire gli studi e ho la laurea. Ed ecco perché ho deciso di fare questo lavoro. Perché ora sta andando e ho reputato più remunerativo fare questo piuttosto che andare a lavorare in un'azienda che poi, considerando che sarei stata una post laureata, quindi magari in stage, magari non pagata, sottopagata, ho messo le due cose su una bilancia e ho visto questa come un'opzione decisamente migliore. Cavalco l'onda, ragazzi. Quando crollerà, quando smetterò di lavorare, quando non arriverò più a fine mese, io, con le esperienze che mi sono presa durante questo periodo e la mia laurea, mi presenterò in un'azienda, farò un colloquio e speriamo, incrociamo le dita, troverò o cercherò lavoro come qualunque persona normale. Ma finché sono in ballo, ballo. Una cosa molto interessante e della quale in molti mi avete chiesto e della quale siete molto preoccupati è se io avrò la pensione. Un influencer è un libero professionista, quindi a livello legale, fiscale, per lavorare deve aprire partita IVA. Poi io sinceramente ho aperto partita IVA, poi nel caso uno può anche decidere di aprire una piccola SRL, società unipersonale, ce ne sono di miliardi, io so la mia. Avendo partita IVA fai fattura e tra le varie voci c'è anche l'INPS. Quindi sì, io pago i contributi all'INPS, pago le pensioni dei pensionati di adesso, avrò la pensione, questo dipende dal governo, di come andrà questo mondo. Dubito che io riuscirò ad avere la pensione, infatti mi sono fatta un fondo pensione mio personale con Fineco, quindi il sedere parato ce l'ho, cercherò di mettere via il più possibile in questi anni e basta. È una professione legale, quando si creano delle collaborazioni solitamente si fanno dei contratti che possono essere di consulenza, di qualunque tipo, ma comunque alla fine del rapporto io almeno faccio una fattura e pago le tasse. Ve l'avevo già detto forse in un video, siccome ho aperto partita IVA l'anno scorso, pagherò le tasse adesso a giugno, quindi se non mi vedete più. L'influencer va mai in vacanza? Ragazzi, questa è una domanda bellissima. Quelli che per voi possono sembrare vacanze, in realtà sono lavoro. Io ho fatto 2 weekend, prima in Val Gardena e poi a Merano, dove sono stata invitata da Visit South Tyrol, comunque dagli enti del turismo, al fine di promuovere i posti, e li avete visti nelle stories, nei post, nei YouTube, eccetera. Lo so che in molti mi odierete adesso, ma è stato molto stressante. Ogni attività, ogni cosa, ogni pranzo, pasto, cena, qualunque cosa, dovevo documentarla e dovevo condividerla. Quindi non sono proprio riuscita a vivere al 100% l'esperienza, o meglio, non sono riuscita a rilassarmi perché avevo sempre comunque un telefono in mano per lavoro. Detto questo, alla domanda l'influencer va in vacanza, dipende. Io sinceramente voglio andare in vacanza. I miei 15 giorni canonici che io e Jimmy ci prendiamo da anni ad agosto per andare in vacanza rimangono, perché ho bisogno di staccare, ho bisogno di vivermi le mie esperienze, fare quel cacchio che mi pare, andare in un posto e non dover pubblicare cosa mangio, cosa faccio, perché lo faccio, eccetera. Se voglio, lo faccio.
Però la differenza è che nonostante in entrambi i casi sono cose spontanee, quelle stories che faccio in vacanza nessuno me le impone. Magari ve ne faccio di più, vi faccio video, foto, di tutto, però è perché ho voglia, ho desiderio e nessuno me li impone. Solitamente a me quando le cose non vengono imposte ne faccio il triplo. Ad esempio gli altri anni quando abbiamo fatto il viaggio in Portogallo e in Spagna vi ho fatto 3 video, foto a manetta, quando siamo andati l'anno scorso in Marocco, video, foto, di tutto. E perché a me piace, ragazzi. E è questo un po' quello che mi piace di come mi sono costruita il mio carattere sui social, è che a prescindere che mi paghino o meno, se una cosa per me vale la pena di essere condivisa con voi e voglio parlarvene, voglio condividerla con voi, io lo faccio. Non condivido qualcosa solo perché mi pagano e non lo faccio soltanto perché non mi pagano. C'è una via di mezzo. I brand, quale tipo di influencer ricercano principalmente? Qualità o quantità? Followers? Molti brand in realtà si affidano ad agenzie, quindi io spesso, invece di parlare con il brand, parlo con l'agenzia che fa da tramite con il cliente, quindi un passaggio di testimone infinito. Solitamente le agenzie sono quelle che ovviamente ne sanno di più e non valutano attraverso il numero di followers. Per questo una cosa che vi sconsiglio di fare è acquistarli, perché tanto è inutile, anzi controproducente, perché le agenzie hanno degli strumenti particolari che non sono soltanto Ninjalytics, che adesso ha spopolato, ma sono dei veri e propri strumenti che hanno sviluppato loro internamente per il monitoraggio di alcune metriche degli influencers. Ad esempio, i parametri più importanti sono la reach, che sono il numero di account unici che un influencer raggiunge, oppure l'engagement, cioè il rapporto che l'influencer ha con i followers. Un influencer che se li compra, che ha 300.000 followers, ma ha 1.000 like, quindi non si impegna nemmeno nel comprarsi like, non è funzionale per un'azienda. Un'azienda, un'agenzia, preferisce un influencer che ha magari anche soltanto 20.000 seguaci, ma il rapporto con i like è altissimo, perché significa che anche se sono di meno, il rapporto che questa persona ha con i suoi seguaci è molto più forte e quindi per un'azienda ha molto più valore, perché se questo influencer parla di un brand ha molta più probabilità di essere ascoltato e ha molto più efficacia sul suo pubblico. Quindi sicuramente le agenzie o le aziende, quando cominciano a contattare, sono attratti dagli influencer che hanno i grandi numeri, però poi vanno a valutare quanto effettivamente quei numeri sono interessanti, anche perché considerate che l'investimento in influencer marketing in questo ultimo anno è stato di circa 50 milioni. Significa che le aziende stanno diminuendo gli investimenti nei metodi di pubblicità tradizionale, televisione, cartellonistica, giornali, e stanno investendo sempre di più sui social e sull'influencer marketing. Quindi per le aziende pagare un influencer per fare una pubblicità è un investimento e quindi come tale devono valutare anche il ROI, cioè return on investment, cioè fare una previsione di quanto questo influencer potrà fruttare. Ecco perché spesso a me vengono chiesti gli insights, che probabilmente se non avete il profilo business non sapete cosa saranno, ma per chi ha il profilo business, quindi probabilmente tutti gli influencer, Instagram dà la possibilità di vedere alcuni parametri e alcuni dati del proprio profilo, che sono ad esempio il numero di followers, la percentuale di maschi e femmine, il momento del giorno in cui siete più attivi, il numero di visualizzazioni o di accessi al profilo in un determinato periodo di tempo, quindi alcuni dati importanti per le aziende, e spesso le aziende, le agenzie li richiedono. Ok, io penso di aver risposto a tante domande. Ci sono le ultime due domande che voglio affrontare. Uno, in tantissimi ragazzi mi avete chiesto quanto guadagno. Allora, va bene che abbiamo un rapporto molto stretto, vi ho portato ovunque, vi ho raccontato di tutto, ma vi sembra una domanda normale da porre a una persona? Cioè, voi andate in giro ai vostri amici e conoscenti
a chiedere quanto guadagnano e quanto ricevono in busta paga a fine mese? No, o meglio, spero di no. Quindi io non ve lo dirò, perché sono fatti miei. Piuttosto, in un prossimo video, perché ci voglio proprio fare un video dedicato, perché secondo me è interessantissimo, risponderò a tante domande che mi sono state poste circa come si guadagna. Cioè, quali sono le modalità con cui un influencer può guadagnare? Chi paga l'influencer? Instagram? YouTube? Le visualizzazioni? Come funziona? Quella domanda risponderò in un prossimo video. Quindi io vi ringrazio per la visione di questo video. Se il video vi è piaciuto e o avete altre domande, lasciatele pure nei commenti qui sotto. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille, ciao ciao!